Con psicostasia, o pesatura delle anime, si indica una forma di giudizio divino presente in alcune religioni antiche, in cui l'anima di un defunto veniva pesata sopra una bilancia per controllarne i meriti e deciderne il destino ultraterreno. Le prime rappresentazioni iconografiche di tale cerimonia provengono dall'antico Egitto. Si credeva infatti che le anime dei defunti venissero giudicate dal dio Osiride tramite la pesatura del cuore, simbolo della vita terrena, a confronto con una piuma. Se il cuore fosse risultato più pesante della piuma, il defunto sarebbe stato divorato da un terribile mostro. Nell'antica Grecia, invece, la prova della bilancia, sempre compiuta per mano degli dèi, serviva a decidere il destino degli eroi quando erano ancora vivi, determinandone per esempio la sorte in battaglia. Il motivo della psicostasia si ritrova anche nella religione cristiana. Vi sono infatti vari passaggi biblici che citano l'uso della bilancia come strumento utilizzato da Dio per formulare il giudizio sui defunti. A livello iconografico, la rappresentazione della bilancia nell'arte cristiana iniziò a comparire dal X secolo nelle raffigurazioni del giudizio universale. Qui il ruolo di pesatore delle anime è affidato all'arcangelo San Michele. All'interno della letteratura visionaria, l'Avisio Turchilli presenta una scena originale di psicostasia, che vede come protagonisti San Paolo e il diavolo, impegnati a pesare con una bilancia i meriti e i peccati delle anime dei defunti. I due si scontrano in una scena quasi comica per il destino di un sacerdote che aveva molto peccato in vita e che verrà salvato grazie ad uno stratagemma messo in atto dal santo. Il motivo della contesa tra un santo o una figura angelica e il diavolo per la sorte di un'anima, oltre che in altre visioni medievali, si ritrova anche nella commedia. Nel canto 27, infatti, Guido da Montefeltro racconta a Dante lo scontro tra San Francesco e il diavolo per la sua anima. Francesco venne poi, com'io fu morto per me, ma un di neri cherubini gli disse: non portar, non mi far torto, venir sede giù tra i miei meschini, perché diede il consiglio frodolente, dal quale in qua statoli sono acrini.